Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo anche perché siamo un po' in ritardo. Abbiamo una mattinata molto nutrita. Quindi i relatori mi risulta siano presenti tutti, per cui io penso che possiamo iniziare subito. Ecco, io volevo soltanto allora, presentarmi. Innanzitutto mi chiamo Loredana Mura, sono ricercatrice all'Università di Brescia. Mi sono occupata anche. Tolgo la mascherina, almeno una? Una, basta, mi sentite? Ok. Ecco, sì, infatti, ma così si sente? Va bene, così siamo in regola con le. Va bene, sì. Dunque, dicevo, sono ricercatrice all'Università di Brescia e mi piace iniziare con una riflessione personale, anzi con un'esperienza personale, perché sono molto contenta che Cristina e Agostina abbiano organizzato questo convegno. Mi riporta un po' all'inizio della mia, non so se posso chiamarla carriera universitaria, però sicuramente l'inizio della mia ricerca, ecco, perché poi alla fine tutto consiste in una ricerca personale, no? Si deve partire, no? Dalla propria situazione personale. E io mi ricordo che quando ho iniziato con il dottorato di ricerca, io ho chiesto al mio professore di potermi occupare di diritti delle donne. E devo dire che il mio professore mi ha guardato un po' strana perché mi ha detto, ma cosa dici? Ma non è uno dei nostri temi. Ti metteranno alla berlina, ti prenderanno come per una femminista. Per cui erano pochissime le donne che scrivevano allora su questo argomento, era un argomento off limits perché in effetti non si trattava, c'era la Saulle un po', ma diciamo che si scriveva un po' quasi a livello di cronaca giornalistica, eh? Non aveva un taglio scientifico perché non era una materia scientifica. Questo è il punto. Già noi paghiamo lo scotto, no? Io dico noi giuristi, no? Di essere arrivati al rango di scienza un po' tardi, anzi siamo nella distinzione fra scienze dure e scienze molli, siamo collocati ancora fra le scienze molli, no? Come se ci fossero materie che hanno la dignità di essere scientifiche e altre no. E questo è assurdo, perché non è la materia che fa la Noi scienza, giuristi, no? è il metodo Di scientifico che viene essere applicato alla materia. e che fa Arrivati la scienza, fa la al rango di differenza. scienza, un po' Per cui tardi, anzi anzi, io ho siamo detto questa cosa e il mio nella professore ha visto che distinzione comunque non avevo intenzione di smuovermi dalle mie posizioni. E considerate che è un sistema di cooptazione, perché questo l'università si accede perché ci sono presupposti di collaborazione, no? Con il docente. scientificas e altre E no. a quel punto mi sono messa in gioco io, ma si è messo in gioco anche lui. E di conseguenza ha accettato la sfida. Da qui è proseguita la nostra collaborazione, non poteva essere diversamente. Per cui non solo mi leggeva, ma mi ha aiutato anche a pubblicare, per cui io credo che in questo percorso, perché poi è diventato un tema della cattedra, poi si è anche diffuso perché molte persone hanno iniziato a scrivere, si poteva scrivere anche di diritti delle donne, parlare delle donne a livello scientifico, perché poi il tema delle donne trascina con sé e quindi dà la possibilità di vedere anche con un taglio scientifico anche altri temi. Sono tutti quei temi dello svantaggio, della discriminazione, della svalutazione, della sottomissione, dello sfruttamento. E io ne vedo anche alcuni di questi temi che sono collegati nelle relazioni di oggi. Noi quando parliamo di svalutazione, eccetera, parliamo di bambini, di anziani, di disabili, di ambiente, flora e fauna, quanto sfruttamento intorno. Quindi c'è un modo di vedere le cose da quest'ottica.
mettere in gioco se stessi, sapere da dove veniamo, capire che cosa ci circonda e capire qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungerlo e come raggiungerlo. Per cui, visto che fatta questa premessa, le relazioni sono tante, nutrite e collegate, mettono in gioco appunto non soltanto il tema delle donne, ma anche i temi collaterali che convergono appunto su questa problematica, io inizierei col dare la parola a Carlotta Cossutta, che è assegnista di ricerca in filosofia politica presso l'Università del Piemonte Orientale e parte del centro di ricerca Polites, politiche e teorie della sessualità, Università di Verona, e fra le ultime pubblicazioni ha scritto il volume Avere potere su se stesse, politica e femminilità in Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, sempre difficile da pronunciare. Bene, la sua relazione ha il titolo Violenza strutturale, risposte sovversive. Prego, Carlotta. Grazie. Allora, intanto cerco di far partire le slide, se ce la faccio. E ringrazio moltissimo per l'invito e per l'occasione di essere qui. Non è semplicissimo parlare ora, perché tante cose sono già state dette ieri, per cui cerco di entrare in qualche modo nella conversazione. Ecco. Vediamo se ce la faccio. Funziona? Ok, ottimo. Proverò a parlare del tema, appunto, ieri lo si diceva, no? Non riduciamo la questione dei diritti delle donne alla sola questione della violenza, e quindi proverò a vedere come comunque, partendo dalla violenza, è possibile immaginare dei percorsi di soggettivazione politica e di appunto sovversione, quindi risposte sovversive, dello stato di cose presenti, e lo farò a partire da un caso studio, diciamo, che è quello del movimento Non Una di Meno, movimento italiano e globale, e devo subito confessare però una posizione peculiare, perché è un movimento che osservo con gli occhi della filosofia politica, che è la mia materia, ma è un movimento di cui faccio parte. E quindi è un'osservazione partecipata e partecipante quella che vi propongo. Non è in questo senso un'osservazione neutra e un'osservazione oggettiva, ma è un'osservazione in cui ci metto gran parte del mio, e questo mi sembrava fondamentale dirlo in apertura. Allora, intanto giusto due dati rispetto a Non Una di Meno. Non Una di Meno è un movimento che nasce nel 2016 dopo il femminicidio di Sara Di Pietrantonio, che abbiamo citato anche ieri, perché veramente nel dibattito pubblico italiano segna uno spartiacque importante per la sua efferatezza e per la giovane età di Sara, ed è però ispirato, e questo è un dato che ci tengo a sottolineare, dal movimento argentino Ni Una Menos, da cui letteralmente copia il nome. Perché ci tengo a sottolinearlo? Perché quello che mette in luce questo prestito, questo scambio con l'Argentina e immediatamente con la Polonia, da cui vedremo prende l'altra grande caratteristica, quella dello sciopero, è ridisegnare delle traiettorie globali in cui i nord e i sud del mondo, i centri e le periferie, vengono ridiscusse e ridefinite. È un movimento che non parte dal cuore civile, diciamo così, evoluto per esempio degli Stati Uniti, che vengono spesso letti come iniziatori di movimento, ma è dislocato, parte da un'altra parte, a dirci che la violenza è strutturale ed è globale, e quindi che in posti diversi si dà ovviamente con forme diverse, la situazione italiana e quella argentina sono differenti, ma con delle forme e delle caratteristiche comuni, tanto che ci si può riconoscere nel discorso delle altre, pur appunto nella peculiarità. Raccoglie singole, collettivi, gruppi, associazioni, questo è un altro elemento, è un movimento composito, si organizza in assemblee territoriali in più di 70 città italiane e organizza appunto le manifestazioni del 20 novembre, del 25 novembre e gli scioperi dell'8 marzo. Che cosa mi interessa di questo movimento?
la capacità di costruire un discorso politico collettivo, mettendo in comune differenze, quindi partendo dall'idea che in quanto donne, e vedremo soggettività LGBTQIA+, abbiamo esperienze diverse, che l'esperienza delle donne come esperienza unitaria è un fatto costruito, politicamente costruito, che il soggetto donna si riconosce come tale appunto politicamente in un soggetto collettivo, non a partire da un dato essenziale biologico, ma a partire da un'esperienza storica, e che questa esperienza è anche fatta di differenze. Allora, non una di meno prova in lunghe, lunghissime assemblee a mettere in comune questi pezzi, e il tentativo più grande di mettere in comune questi pezzi è stata la stesura di un piano, il piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, che è stato scritto e pubblicato nel 2017, quindi un anno dopo la nascita del movimento. Per un anno si è discusso e lavorato insieme. È un testo che è stato elaborato, e questo è un altro elemento interessante, a partire da una scrittura collettiva, realmente da una scrittura collettiva, che è nata dalle assemblee, e i report delle assemblee sono andati a costituire il corpus di questo testo. Qui ho messo, diciamo, l'indice del piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, che parte da un assunto che è già stato detto varissime volte ieri, cioè la violenza maschile, e con maschile, faccio una parentesi, no? Si intende una postura, non una biologia. La violenza è maschile perché vi è una maschilità egemonica che è dotata di alcuni tratti culturali e sociali, e non è un problema della, appunto, biologia maschile. Quindi, però questa violenza è una violenza strutturale. Per strutturale si intende non solo che, cioè, non una di meno intende, non solo che appunto pervade tutta la società, ma che è quella che regge la nostra società. La violenza in questo senso non è un'eccezione, ma è un rafforzamento della norma eterosessuale e patriarcale. Nel dibattito pubblico, al contrario, viene spesso descritta come un'emergenza, un raptus, un qualcosa di inatteso che scuote l'ordine costituito della società. E invece, al contrario, nel piano femminista viene riconosciuta come un elemento fondante. Inoltre, attraverso tutte queste diverse articolazioni, si mostra come la violenza non agisce soltanto laddove c'è esplicita violenza, nei maltrattamenti, negli abusi, negli stupri, nei femminicidi, ma, per esempio, agisce davvero nella struttura della società. Per cui, facciamo degli esempi, no? Libere dalla violenza economica non è solo non si rivolge solo alla violenza economica agita dentro una coppia in cui, per esempio, un marito impedisce a una moglie di avere un proprio conto corrente, ma guarda anche a un sistema di welfare che si rivolge costantemente alla struttura familiare come unico referente sociale, rinchiudendo le donne quindi nelle strette maglie del privato. L'ultimo esempio è stato, per fare degli esempi concreti, il reddito di cittadinanza, che si rivolge a un nucleo familiare, impedendo spesso alle donne che sono in una situazione di violenza di accedere a quell'istituto perché già, per esempio, lo percepisce il marito. In questo quadro, la divisione del lavoro di cura diventa ovviamente una gabbia obbligata che è rinforzata costantemente dalla società, e in questo senso diventa sempre più difficile sfuggire alla violenza. Inoltre, la violenza si nutre di istituzioni. Ieri abbiamo visto, come dire, il lato più bello, no? Se volete, dei tribunali e delle istituzioni che corrono in soccorso delle donne, ma noi sappiamo che molto spesso le istituzioni sono un ostacolo alle denunce, sia i posti di polizia, ma quante sentenze abbiamo letto in cui la violenza veniva minimizzata, scusata, non vista. E quindi, come dire, anche qui poi abbiamo libere di autoformarci, di formare, anche questo è già stato detto ieri, quindi vado veloce sulla necessità di una formazione che riguardi tutti gli spazi.
la violenza attraversa, e questo è libero di decidere sui nostri corpi, anche la struttura, diciamo, della salute della nostra società, non solo perché la nostra medicina è costruita su un corpo maschile, ma anche perché le strutture sanitarie, cioè l'accesso alla salute per le donne è spesso più difficile. Pensiamo semplicemente all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva, non apro il dibattito sulle questioni, per esempio, dell'aborto, perché non è adesso questo magari il momento, però non ho di meno legge, per esempio, l'obiezione di coscienza come una forma di violenza. Attenzione però, tutta questa enfasi sulla violenza, queste sono alcune pillole, diciamo, dal piano, non immagina i soggetti che la subiscono come vittime, anche questo è già stato in parte detto ieri, no? Ma sono soggetti di lotta, non solo perché è vero statisticamente che le donne che subiscono più violenza e la violenza più efferata sono quelle che stanno cercando di liberarsi dalla condizione di violenza in cui sono, quanto spesso sentiamo che appunto il femminicidio avviene dopo una serie spesso reiterata di denunce o quando la donna sceglie di separarsi, di allontanarsi e di divorziare, ma anche perché a partire dalla condizione di subire una violenza esplicita, quei soggetti, le donne che subiscono violenza, sono in una posizione epistemica che permette loro di vedere la struttura sociale con più chiarezza. Sono in una posizione marginale di esclusione dallo spazio pubblico e di esclusione dalla possibilità di vivere una vita degna, possiamo dire, che gli permette di vedere in maniera più chiara la struttura oppressiva della società in cui viviamo. Sono soggetti preziosi in questo senso, che davvero, no, non sono l'eccezione, certo che sono, per fortuna, diciamo così, l'eccezione, i casi più gravi, ma non sono l'eccezione nel senso che appunto sono inserite in una società che va in quella direzione. In questo senso, appunto, parlare di donne che subiscono violenza non significa ridurre l'esperienza delle donne a quella unica della violenza, ma riconoscere che a partire da questo riconoscimento la violenza esiste e struttura la nostra società, è possibile andare oltre, cambiare. Ed è per questo che nasce la pratica dello sciopero. La pratica dello sciopero nasce subito il primo anno, anche qui ha una traiettoria interessante. Le donne polacche nell'ottobre del 2016 lo mettono in atto proprio per rivendicare il diritto all'aborto, che come sappiamo è stato sotto attacco e ora praticamente impossibile in Polonia. Le donne argentine lo rilanciano nel loro 25 novembre e in Italia lo riprendiamo e dall'Italia andrà in Spagna, quindi in un tour particolarmente interessante che, come vedete, esclude in parte la dimensione anglofona, no? Che si pensa invece di solito centrale. Perché lo sciopero? Lo sciopero, a partire dallo slogan "se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo". Se una donna ogni 3 giorni muore e questo non modifica lo stato della realtà, allora noi ci fermiamo, smettiamo di riprodurre questa società, smettiamo di essere parte di questo contesto. Che cosa è interessante? Come sottolinea Veronica Gago, che è una delle animatrici, che è una filosofa politica, ma anche una delle animatrici di Ni Una Menos Argentina, dice come una lo sciopero, la pratica dello sciopero ci permette di costituirci come una soggettività politica contraria al tentativo sistemico di volerci ridurre al ruolo di vittime in cerca di una compensazione. E a partire da questo ripensa alla disuguaglianza sociale a partire dalla stretta relazione che collega la violenza contro le donne e i corpi femminilizzati, quindi tutti coloro che vengono in qualche modo riconosciuti come donne, con le forme di sfruttamento del lavoro, con gli abusi della polizia e con i processi di espropriazione dei beni comuni a favore del capitale. Qualcosa che sembra molto distante dalla violenza sulle donne, ma in realtà, ci dice Veronica Gago, e la pratica dello sciopero è simile. E qui dobbiamo immaginare che all'interno di questa riflessione vi è, da un lato, tutto il femminismo materialista, che per esempio rivendica in Italia il salario per il lavoro domestico, ma dall'altro il femminismo di Monique Wittig, che riconosce le donne come una classe di sesso, quindi unendo la riflessione sulle classi e sulla struttura materiale della società a quella sul genere.
Lo sciopero si costituisce quindi, qui vedete alcune immagini di alcuni degli scioperi di Non Una di Meno, si costituisce quindi come un processo e come uno spazio reale di soggettivazione politica. Cioè lo sciopero è quel momento in cui si tenta realmente di mostrare che una vita fuori dalla violenza è possibile, per cui è uno spazio lo sciopero sia di manifestazione, di sottrazione dal lavoro, ma anche uno spazio denso, uno spazio pieno in cui avvengono assemblee, discussioni, in cui i luoghi di cura, ho messo un'immagine di bambine e bambini, perché i luoghi di cura vengono spostati nelle piazze e nelle strade, fuori dalle case, vengono condivisi, si riflette insieme su come poter fare le cose diversamente, un giorno ovviamente, un giorno all'anno, che è molto poco, però è un modo per mettere in atto quelle forme di soggettivazione di cui parlavo prima, no? Immaginare lo sciopero come appunto una piazza aperta, un'interruzione della temporalità quotidiana che schiaccia le donne molto spesso, vuol dire insomma mettere in discussione anche i modi in cui siamo abituate a fare politica, a pensare la politica. Perché significa ripensare a che cosa servono le lotte politiche, che in questo caso non servono immediatamente a ottenere degli obiettivi concreti, no? Lo sciopero noi siamo abituati a pensarlo come una vertenza che chiede delle cose concrete a un padrone, e invece in questo caso è soprattutto una possibilità di vivere diversamente almeno per qualche ora. Vi è allo stesso tempo però la capacità di interrompere un sistema di produzione e di riproduzione a partire appunto dallo slogan «Se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo». Lo sciopero ci, scusate, sono andata troppo avanti. Lo sciopero ci permette di mettere in luce come le forme di inclusione anche nel mondo del lavoro, spesso presentate come una forma di empowerment per le donne, spesso non facciano che riprodurre le gerarchie esistenti. Pensiamo a quali tipi di lavoro sono permessi alle donne e quali no, no? E per questo Non Una di Meno propone come soluzione, no? Una delle soluzioni alla violenza, un reddito che viene chiamato di autodeterminazione, incondizionato e universale, slegato dalla prestazione lavorativa, dalla cittadinanza, dalle condizioni del permesso di soggiorno, un reddito che serva come garanzia di indipendenza economica e dunque concreta forma di sostegno, uno strumento per prevenire la violenza e uno strumento di autonomia e di liberazione. Andando verso poi le mie conclusioni, in questo processo di soggettivazione politica però Non Una di Meno non solo ha ripensato, come dire, l'approccio alla violenza e l'approccio alla questione dello sciopero, ma anche l'approccio stesso al femminismo, arrivando, no, a definirsi transfemminista. Ora è un tema di dibattito molto forte. Il momento in cui è emerso con più forza questa posizione di Non Una di Meno è stato nell'opposizione al World Congress of Families a Verona nel 2019, luogo di riunione dei conservatori, diciamo così, mondiali, che propagandavano una unica forma di famiglie, e a questa 3 giorni di congresso Non Una di Meno ha risposto con 3 giorni di assemblee e una grandissima manifestazione dal nome Verona città transfemminista, e questa manifestazione era aperta da uno striscione dal titolo «Transfemministe rovina famiglia», molto provocatorio ma molto chiaro. Dichiarare Verona città transfemminista ha significato intanto riconoscere che in quel contesto le battaglie delle donne e delle soggettività LGBT erano profondamente unite, perché reagivano alla stessa forma di oppressione patriarcale, ma ha anche voluto dire non farsi condizionare da questa oppressione, non lasciarsi definire soltanto da questa oppressione, ma usarla di nuovo come punto di partenza per mettere al centro la lotta. Cosa vuol dire questo transfemminismo? E questa è la cosa su cui chiudo. Qui cito Susan Stryker, una delle più grandi, credo, teoriche viventi trans, che ci dice questa frase: «La natura con la quale mi tormentate non è che una menzogna. Non illudetevi che essa possa proteggervi da quello che rappresento. Non è che un'invenzione che nasconde l'infondatezza del privilegio che a mie spese cercate di tenervi stretto. Siete costruite quanto me, il medesimo ventre anarchico che ha dato i natali a entrambi.
Vi esorto a interrogare la vostra natura, come io sono stata costretta a fare con la mia. Vi sfido a rischiare l'abiezione a fiorire, come è successo a me. Ascoltate le mie parole e potrete facilmente individuare le vostre cicatrici e suture. Questa è una donna trans che parla e che ci dice: la mia natura è costruita, no? È chiaro che il mio essere donna è stato costruito non solo socialmente, ma anche attraverso il bisturi, dice in un altro punto di questa stessa questione, ma ci invita a osservare come anche noi stesse siamo costruite, no? Che cosa intendiamo per donna è una costruzione sociale, non è un dato immediatamente naturale. Quali caratteristiche attribuiamo all'essere donna è un dato sociale, non è un dato immediatamente naturale, che è cambiato nel tempo e che continua a cambiare nel tempo. Allora, questa consapevolezza è quella che permette davvero di scardinare le oppressioni. Questo però non vuol dire, no, come dire, un'opposizione a... Qui erano altre immagini delle... Binarism is for computer, una rigida divisione tra i generi. Beh, mi fa sempre ridere questo cartello, comunque. Questo non vuol dire rinunciare alla portata teorica e storica del femminismo, non è un'opposizione, è una messa in discussione di alcune delle forme. Quindi mi piace concludere con Itziar Ziga, che è spagnola, anzi, non sarebbe felice, basca, che ha scritto un libro molto bello che si chiama La meravigliosa e violenta vita di Maribel Ziga, dedicato a sua madre e alla vita di sua madre e alla fuga dalla situazione violenza in cui erano, e così è un consiglio di lettura. Però ci dice: chiamarsi transfemminista non può essere una scusa per cancellare tutte le meravigliose genealogie dei femminismi radicali che ci nutrono, piccolo inciso mio, e di cui per esempio il movimento Non Una di Meno si nutre. Preferisco formulare il transfemminismo come un'ulteriore attualizzazione, qui e ora, della radicalità del femminismo. Un'attualizzazione effervescente, esuberante, promettente, eccitante, che sta accadendo e a cui quindi possiamo assistere e possiamo vivere. L'idea quindi che davvero, no, i femminismi, più che delle ondate, siano un movimento costante che... modifica la realtà nella quale ci troviamo in una maniera spesso estremamente eccitante, quantomeno per me, e che permette, a partire dalle condizioni della violenza però, di immaginare costantemente nuove forme di libertà che si nutrono di nuove alleanze, di nuovi assemblaggi, di nuovi rapporti col corpo, di nuovi rapporti con le altre persone, di nuovi rapporti con la sessualità, ma che ci parlano costantemente davvero dello stesso desiderio, ne parlavamo ieri parlando delle scrittrici, per esempio, di avere non solo una stanza tutta per noi, ma anche una stanza a un certo punto in cui poter ospitare qualcun altro, perché le relazioni saranno veramente cambiate. E vi ringrazio. Grazie a Carlotta. Insomma, quel discorso, ecco, su questo tipo di percorsi, sicuramente è una strada che porta all'abbattimento di quella inconsapevolezza di cui parlavamo ieri, no? Partire quindi da se stessi, confrontarsi, e chissà che magari raggiunga anche, parlavamo di segregazione, donne segregate ieri, no? Raggiunga anche quelle donne che non possono partecipare a queste forme di manifestazione, di confronto. Va bene, allora passiamo alla relazione di Agostina Latino, che è docente nell'Università di Camerino di tutela dei diritti umani e di diritto delle migrazioni, oltre che io sono, mi pregio di essere una cara amica di Agostina, ha scritto una infinità di lavori, non saprei neanche da dove incominciare, ma soprattutto che ha toccato, che non è una cosa consueta oggi come oggi, tutte e tre le nostre materie del nostro gruppo disciplinare, quindi diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato. Lei non vuole, ma io lo dico. Per cui le do la parola annunciandovi il titolo della relazione, che è Discriminazioni invisibili. Se qualcuno mi aiutasse a mettere in modalità...
Grazie. Dalla prima diapositiva. Allora, forse. Sì. Ok, perfetto. Grazie ancora. Allora, salve a tutti. Grazie Loredana per questo. Ma figure. Grazie per l'ennesima volta Cristina per avermi coinvolta in questa avventura che mi dà modo di dare la stura a una sorta di collezione che faccio da parecchio tempo, da parecchi anni, nel senso che impropriamente io sono definita una giurista, ma questi pochi minuti della mia relazione di oggi saranno molto lontani dal diritto, perché appunto cercherò di prendere alcuni di questa collezione degli orrori che faccio la mattina leggendo la rassegna stampa da anni. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che quando si parla di donne, si parla di discriminazioni, l'approccio è sicuramente con quelle che sono, direi, quasi tangibili, sono talmente evidenti, sono talmente autoaffermanti che non c'è quasi bisogno di sottolinearle. Invece a me divertono tutta una serie di, divertono è un termine ovviamente improprio, colpiscono tutta una serie di discriminazioni che appunto a mio avviso sono invisibili, e quindi proprio nella slide, diciamo, di copertina metto questa splendida scala di cristallo, si usano molto, se guardate i cataloghi dei prezzi delle scale di cristallo arrivano fino a 75.000 euro per le ville più esclusive, perché normalmente siamo abituati a parlare di soffitto di cristallo per quello che concerne le donne. Una scala così, ne ho trovate varie, ce n'era una che era ancora più suggestiva, secondo me è stata inventata da un uomo, perché si dà per scontato che porti pantaloni. C'era una bellissima scala in un ristorante con il tavolo sotto, non si suppone che ci sia una donna che salga con la gonna. E quindi, per definizione, io penso che questo sia una sorta di immagine abbastanza simbolica. Non potendo ovviamente concentrarmi sui vari filoni, ne ho preso soltanto tre. Il primo, per così dire, è la toponomastica, il secondo l'intelligenza artificiale, la terza è la medicina di genere. Sotto il primo profilo, toponomastica, ho sfruttato i lavori fatti da questa associazione, da questa organizzazione, Mapping Diversity, che è una mappa digitale interattiva agghiacciante sotto un certo profilo, grazie, che mi invito a guardare. Ha fatto questa mappatura dei dati raccolti sui 21 capoluoghi delle regioni, qua manca Venezia per ragioni di spazio, in cui si vede la percentuale dei nomi nelle strade che non siano intitolati a eventi o a luoghi, ma che siano intitolati a esseri umani, guardando quale sia la percentuale delle strade intitolate a donne. E non ce n'è nessuna che superi il 10%, abbiamo alcune che sono sulla soglia del 2%. Ho preso soltanto due città, una perché ci vivo e poi la capitale del nostro paese, l'altra per motivi di affezione, cioè Napoli. Allora, a Roma ci sono 16.500 vie e piazze, quello che di volta in volta nella mappa è segnato in rosso diminuisce se passiamo a vedere quante sono intitolate a persone umane, e sono 7.892, e se andiamo a quante siano tra queste dedicate a uomini arriviamo a 7.364. Le donne sono queste, evanescenti. 528, fa male? No, fa peggio, perché se andiamo a vedere quante non siano sante, e la santa al netto di tutto normalmente è santa e martire, vergine e martire, cioè quasi per definizione vittima, perché se no non ci piace, sono 391. Se ci spostiamo a Napoli è ancora, secondo me, più emblematica, proprio visivamente, cioè dà una percezione ictu oculi che non è banale, secondo me. Ci sono 3.407 vie e piazze in totale, di queste sono dedicate circa la metà a persone umane, 1.500.
Se guardiamo quante di queste sono dedicate a uomini, arriviamo a pressoché il 93%. 107 sono dedicate a donne. Se andiamo a escludere le sante, sono 53. Praticamente scompare. Ora, sembra una sciocchezza, secondo me non lo è. Significa che abitiamo in città nelle quali, per definizione, una bambina che cammina per le strade vede un mondo al maschile, non vede un mondo nel quale lei possa avere anche dei modelli di riferimento. E questo è confermato anche da questa sorta di quiz che vi propongo, nel senso, chi è? Chi sa chi è questa signora? Secondo me molto pochi, molti sanno chi è quest'altra signora. E allora, tipo settimana enigmistica, quali sono i punti di contatto fra Caroline, tra Cristina Trivulzio di Belgioioso e Margherita Hack? Il punto di collegamento è dato dal fatto che Beppe Sala, nel settembre di quest'anno, quindi l'altro ieri, ha dedicato la prima statua in assoluto nella città di Milano. Non sto parlando di Aragona o di Oppolo Giancaxio, che sono paesini in provincia di Agrigento, mia città di origine, ma Milano per la prima volta si doterà di una statua al femminile, cioè Cristina Trivulzio di Belgioioso. E uno può dire, ma chi era? Beh, era una donna che è importante, una donna che è vissuta nel 1800, è stata una patriota, è stata una giornalista, è stata una scrittrice. Ieri Alberica Bazzoni ci raccontava quanto manchi nello scenario e nell'immaginario collettivo anche un panorama femminile di scrittrici. Ecco, io passo con mia figlia, con mio figlio, davanti a questa statua e ho modo di raccontare chi fosse. Ed è stata annunciata sempre da Beppe Sala, qui arriviamo al punto di collegamento con Margherita Hack, che l'anno prossimo dovrebbe esserci una seconda statua dedicata a Margherita Hack. Cioè le donne possono anche fare quelle che Loredana chiamava scienze dure, come se fosse quella differenza. Primo esempio, toponomastica. Secondo esempio, intelligenza artificiale. Nel 2016 sono rimasta abbastanza scandalizzata nella mia collezione degli orrori di cui vi dicevo, da questo articolo che è stato pubblicato su questo giornale scientificamente molto valido, in cui i ricercatori hanno confrontato quattro sistemi di intelligenza artificiale di assistenza domestica, quelli che ormai sono diventati abbastanza comuni, come Siri, come Microsoft Cortana, come, no, vediamo anche le pubblicità di Alexa, eccetera. Nel momento in cui questi ricercatori hanno provato a dire a Siri «sono stata stuprata», la risposta è stata «non capisco a cosa ti riferisci», «sono stata picchiata da mio marito», «non ho capito la tua frase». Mentre invece dire «ho i sintomi di un infarto» ti dà subito, tramite Alexa, la possibilità di sapere di avere chiamato un'ambulanza, piuttosto che di avere indicazioni sul pronto soccorso più vicino. Intelligenza artificiale significa che non nasce in natura, ma i dati sono messi sostanzialmente da ricercatori uomini. Stessa cosa nel 2014, quando è stato messo in vendita l'Apple Watch, aveva una serie di app scaricabili, alcune cosiddette native, cioè già automaticamente contemplate nell'Apple Watch. Oggi arrivano a 25.000 applicazioni che puoi mettere per fare di tutto, cioè hanno pensato alle cose più estreme, agli eventi più marginali. È stato necessario aspettare il 2019 per avere un'app che monitorasse il ciclo mestruale, perché è un qualcosa di assolutamente lontano rispetto alla quotidianità. Altro gioco. Che cosa hanno in comune Brad Pitt e Alexandra Cortez? Avete, penso, entrambi figure assolutamente simili, perché uno potrebbe dire, beh, ma ci stai facendo degli esempi un po' risalenti, uno del 2016, l'altro del 2014. Non è del tutto così, perché nel febbraio di quest'anno il MIT di Boston ha evidenziato come, dando a un computer, quindi ricominciamo sempre, all'intelligenza artificiale, il viso di un uomo rispetto al viso di una donna, il viso di un uomo sarà completato nella parte inferiore del corpo con un completo preferibilmente a tre pezzi, mentre
Le donne preferibilmente in bikini, soprattutto pose magari di colori abbastanza appariscenti, anche nel momento in cui si tratti di donne come Alexandria Ocasio-Cortez, che si era già scagliata a suo tempo contro gli algoritmi. Questo sempre per il discorso di chi inserisce questi dati. Terzo e ultimo esempio, medicina di genere. La medicina di genere è un fenomeno relativamente recente, è la prima volta che viene usata questa terminologia, è del 1991, da parte di una cardiologa che in un giornale scientifico pubblica un articolo nel quale sottolinea come le donne siano discriminate dal punto di vista sanitario, lei è una cardiologa, perché i sintomi dell'infarto in una donna sono del tutto diversi dai sintomi di un infarto in un uomo. E quindi molto spesso questo implica che non venga nemmeno diagnosticato, né autodiagnosticato, né diagnosticato nel momento in cui si arriva al pronto soccorso, perché molto spesso viene confuso con una banale gastrite. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripreso questi studi e ha definito la medicina di genere come lo studio dell'influenza delle differenze biologiche, definite dal sesso, e socio-economiche e culturali, definite dal genere, non è banale che l'OMS faccia qualcosa del genere, sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. E allora parliamo di farmaci. Nel 1977 la Food and Drug Administration vietò la partecipazione delle donne ai trial. Perché? Perché partecipare alle fasi sperimentali dei nuovi farmaci avrebbe implicato o avrebbe potuto implicare dei problemi sulla salute riproduttiva di queste donne. E quindi in una funzione di tutela delle donne ha vietato la partecipazione del circa la metà del genere umano a questi farmaci, non tenendo conto quindi anche delle differenze biologiche. Dire quanto questa cosa mi faccia infuriare, non ho un vocabolario abbastanza completo per poterlo dire. Penso che se c'è un qualcosa di patriarcale al mondo, come esempio, questo è proprio l'epitome, perché chi partecipa ai trial lo fa volontariamente, non c'è un TSO, non sono costretta, non siamo in un, non so, campo di sterminio in cui Mengele mi fa... Se sono io ad autodeterminarmi e voglio partecipare a questo studio clinico, chi sei tu per impedirmelo? E in più, mi stai dicendo che il mio corpo non è mio, il mio corpo è soltanto in funzione fattrice della società, perché io probabilmente potrei anche decidere di non avere figli. Questo problema, questo approccio ha comportato tantissimi problemi, perché le donne sono diverse dal punto di vista ormonale, dal punto di vista biologico, quindi determinati farmaci hanno creato tutta una serie di problemi, tanto che nel 93 la FDA ha invertito la rotta e quindi di nuovo si potrebbe dire vabbè, ma ci stai facendo degli esempi della storia della medicina di genere. Tenete conto che in Italia la legge sulla medicina del genere è del 2018, è uno dei pochi stati che si è dotato di un apparato normativo sotto questo profilo, ma anche in questo caso no, è di settembre di quest'anno la copertina di Lancet, che è una forse la rivista medica più prestigiosa, in cui lascio a voi leggere il titolo di questa copertina. Anche qui la mia indignazione esplode. Come sanno gli studenti presenti, io quello che dico sempre è che spero che alla fine del corso, quello che gli rimanga di qualsiasi corso io ho la fortuna di fare, è la capacità di indignarsi, perché secondo me è soltanto quello che fa la differenza, e questo a me indigna profondamente. Quindi, se andiamo poi nella medicina di genere, i farmaci sono diversi a secondo l'impatto ormonale rispetto alla composizione corporea, l'acidità gastrica, il metabolismo è diverso, quindi il fatto che io donna prenda un farmaco in cui nel bugiardino il modello standard di riferimento è un maschio di una determinata altezza, di un determinato peso, di una determinata, non tiene conto se sono in una fase fertile, se ho problemi ormonali, se... non ne tiene minimamente conto perché non ne faccio parte. Stessa cosa, ho già accennato per quanto concerne le malattie cardiovascolari, così come l'osteoporosi. Ci sono delle malattie che vengono considerate malattie di genere, nel senso, per esempio, per l'osteoporosi si pensa che colpisca soltanto le donne, mentre invece
anche gli uomini hanno questo tipo di patologia, ma proprio per il fatto, al contrario, che l'osteoporosi viene considerata una malattia di genere femminile, quei farmaci non si risultano parimenti efficaci nel momento in cui sono somministrati agli uomini, così come per le malattie autoimmuni. E quindi anche in altri aspetti come i vaccini o l'oncologia, pensate per esempio al cancro del colon, che ha sicuramente tutta una serie di problemi, perché il primo esame diagnostico è la presenza di sangue nelle feci, ma le donne hanno il ciclo mestruale, quindi questo impatta e non poco sulla veridicità di questo tipo di farmaci. Anche qui, e con questo concludo, ma ci stai dicendo che comunque la FDA ha cambiato idea, a parte che la FDA ha cambiato idea a chi fa diritto del commercio internazionale, chi si occupa di TRIPS, cioè dell'accordo adottato nel pacchetto degli accordi di Marrakesh, quindi Organizzazione Mondiale del Commercio, c'è l'invenzione incrementale, cioè noi continuiamo ad usare farmaci il cui brevetto è stato depositato negli anni 70, in cui si fa quella piccolissima variante che ti consente di continuare ad avere la proprietà intellettuale e quindi i diritti esclusivi di sfruttamento economico. E quindi è vero, ripeto, che nel 93 la Food and Drug Administration ha cambiato idea, ma in realtà noi continuiamo ad usare farmaci di pochissimo variati rispetto a quando alle donne era impossibile partecipare ai trial. Secondo punto, anche qui non sto facendo degli esempi molto lontani nel tempo, perché anche per quanto concerne sia i vaccini sia i farmaci, ma soprattutto il tipo di studi che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo a proposito della pandemia, quindi del SARS-CoV-2, quindi del Covid-19, una rivista scientifica nel luglio di quest'anno ha evidenziato come non si è tenuto conto delle differenze di genere nella più gran parte dei lavori scientifici, e quindi si sta per esempio empiricamente osservando come gli uomini muoiono di più per il SARS-CoV-2, quindi per il Covid-19, ma le donne patiscono di più il cosiddetto long Covid, quindi gli effetti, solo che non se ne tiene conto, e quindi anche nella formulazione tanto dei vaccini sia anche dei farmaci che si stanno approntando, queste differenze di genere non vengono tenute nella debita considerazione. E con questo mi taccio. Ringraziamo la professoressa Latino. Il tema delle discriminazioni visibili, evidenti, direi schiaccianti, mette in luce l'importanza di riconoscere la diversità, no? Tutto il tema della diversità, che non è solo quella femminile, ma appunto, come si diceva all'inizio, anche di altre questioni, altri soggetti, altri aspetti della realtà. Adesso passiamo alla relazione di Antonello Cervo dell'Unitelma Sapienza. Dunque, Antonello è ricercatore di diritto pubblico appunto alla Sapienza e tratta il tema delle donne richiedenti asilo vittime di violenza. Un primo bilancio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul a 10 anni dalla sua firma. Prego, Antonello. Grazie per l'invito a Cristina e ad Agostina. E il tema è in qualche modo un tema che è stato in parte anticipato ieri in pomeriggio, nella sessione di ieri, in alcune relazioni molto stimolanti. Poi l'obiettivo del mio intervento è un po' approfondire il testo di questa convenzione per capire in che modo ha trovato una concreta applicazione all'interno del nostro ordinamento giuridico e quanto ancora ci sia da fare in materia di violenza nei confronti delle donne, con specifico riferimento alle donne straniere e richiedenti asilo e protezione internazionale nel nostro paese.
Il testo della convenzione ha ormai 10 anni, è stato firmato, è stato chiuso l'11 maggio del 2011 e è entrato in vigore il 1 agosto del 2014. Quindi diciamo c'è già un periodo di tempo abbastanza tutto sommato lungo per capire in che modo poi concretamente gli stati firmatari, tra cui l'Italia, hanno come dire, orientato la loro legislazione a tutela delle donne vittime di violenza in generale, ma anche specificamente per quello che mi riguarda, le donne straniere vittime di violenza, migranti e richiedenti asilo. E il testo della Convenzione è sicuramente un testo molto importante, perché non solo dà una definizione della violenza nei confronti delle donne che abbraccia forme di violenza di natura diversa da quella materiale, diciamo così, fisica, perché si intende anche la violenza sessuale, psicologica o economica, ma soprattutto perché per la prima volta, forse in un testo di una convenzione internazionale, si usa e si dà una definizione del concetto di genere. La violenza nei confronti delle donne è una violenza di genere, intendendo per genere ci si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e per uomini. E che in qualche modo questa definizione formulata 10 anni fa abbia, come dire, una sua rilevanza e una sua attualità in termini anche di dibattito pubblico, lo possiamo vedere mutatis mutandis se torniamo indietro appunto a 10 anni fa, quando in Parlamento si è discusso la necessità di recepire, di come recepire all'interno del nostro ordinamento giuridico la Convenzione di Istanbul. Perché in questo tipo di convenzione, a parte su alcuni articoli specifici, non c'era sulla questione della definizione di genere alcuna possibilità di porre delle riserve al trattato da parte degli stati firmatari. L'Italia ha invece in una prima fase, poi è stata recepita il trattato con la legge numero 77 del 2013 senza alcun tipo di dichiarazione interpretativa, cioè di riserva di natura interpretativa al trattato, ma originariamente il governo, era il governo Monti, aveva posto, uso il termine in maniera impropria, una riserva interpretativa, dicendo: noi la recepiamo questa convenzione, ma il concetto, la definizione di genere potrebbe essere incompatibile con i nostri principi costituzionali, perché il concetto di genere non è presente nella nostra Costituzione. E il dibattito parlamentare che successivo che si ebbe, quando invece il successivo ordine di esecuzione non prevedeva più questa dichiarazione interpretativa e dunque si recepiva la convenzione così com'era, senza riserve, tra virgolette, vide un dibattito molto interessante in Parlamento che, come dire, sembra un dibattito a cui abbiamo assistito poche settimane fa sulla stessa questione. Memorabili sono gli interventi dell'allora senatrice Dorina Bianchi, la quale evidenziò la necessità che si riponesse questa riserva sul concetto di genere nel recepimento della Convenzione di Istanbul, perché era necessario ad evitare il delinearsi di criticità nel nostro sistema costituzionale. Perché la parola genere, che appare en passant nell'articolo 3 della Convenzione, non esiste nel nostro ordinamento, in quanto la legge italiana parla di uomo e donna, di sesso femminile e maschile. Memorabile l'intervento dell'onorevole Binetti, la quale sottolineò giustamente l'ambiguità del concetto di genere in un trattato in cui al centro dell'attenzione c'è la donna, in evidente e chiara contrapposizione con il maschio, vittima e aggressore. In realtà le riserve interpretative che il nostro governo fece al tempo sulla Convenzione di Istanbul erano delle riserve che ricalcavano e ricalcano ancora oggi il dibattito sulla questione del concetto di genere. Paesi come l'Ungheria, la Polonia posero gli stessi problemi, così come la Federazione Russa e la Santa Sede, osservatore nella fase di stipulazione del trattato. E questo con un obiettivo evidente: non consentire l'applicazione della convenzione a soggetti, a donne lesbiche e a transessuali. Questo era l'obiettivo chiaramente esplicitato, chiaramente dichiarato da questi soggetti internazionali, da queste parti contraenti, che appunto ponevano un problema di riserva, di recepimento, quantomeno dal punto di vista interpretativo, della Convenzione di Istanbul. Convenzione che invece specificamente sulla questione delle
donne straniere richiedenti asilo pone un passo in avanti significativo anche rispetto alla Convenzione di Ginevra, da qui appunto uno dei tanti problemi legati al concetto di genere, come dire, da parte di quelle parti contraenti che invece erano, come dire, più si tenevano più stretto lo status quo dal punto di vista delle garanzie del diritto internazionale. Perché l'articolo, non solo l'articolo 59 prevede che una donna straniera vittima di violenza di genere abbia comunque il diritto di restare sul territorio dello Stato che l'ha ospitato, quindi nel nostro caso ad esempio l'Italia, e che non può essere diciamo destinataria di un ordine di espulsione, ma addirittura l'articolo 60 obbliga gli Stati contraenti ad interpretare le norme della Convenzione di Ginevra e tutte le norme di recepimento della Convenzione di Ginevra in una modalità che viene definita di interpretazione sensibile al genere. Questa è una, come dire, un salto di qualità dal punto di vista giuridico molto importante. Diciamo che per quanto riguarda le persone perseguitate per il loro orientamento sessuale, non si arrivò a tanto. Lì ci fu un'evoluzione giurisprudenziale, ossia le persone omosessuali che scappavano, che scappano dal loro paese di origine, perché nel loro paese di origine sono criminalizzate, perché l'omosessualità è criminalizzata, ebbene l'idea per cui potessero chiedere asilo politico solo e soltanto per ragioni di orientamento sessuale era di fatto un'opzione che, seppur non esplicitata, era già presente nella Convenzione di Ginevra, in quanto si diceva che queste persone rientravano, facevano parte di un gruppo sociale, e il termine era previsto nella Convenzione di Ginevra, che era oggetto, poteva essere oggetto di persecuzione nel proprio paese d'origine, ovviamente dalle autorità dello Stato, innanzitutto evidentemente dalle autorità di pubblica sicurezza, superando anche un approccio fortemente regressivo alla questione, che era il cosiddetto giurisprudenza o teoria della disidentificazione, cioè non è vero che se tu sei omosessuale nel tuo paese c'è una legge che magari ti condanna a morte o al carcere, questa è una persecuzione, perché se tu stai zitto e non manifesti la tua omosessualità, il tuo orientamento sessuale in pubblico, questo di per sé non comporta che lo Stato ti può perseguire. È il cosiddetto paradosso di Anna Frank, no? È un paradosso in base al quale, se Anna Frank durante l'occupazione nazista di Amsterdam si fosse rinchiusa in una soffitta, non fosse mai uscita di casa, non avesse mai fatto niente, non avesse mai parlato, i nazisti non l'avrebbero mai arrestata. E in effetti Anna Frank ha fatto proprio questo, si è rinchiusa in una soffitta, non è più uscita e non ha detto, come dire, e non andava in giro per Amsterdam a fare passeggiate, eppure è stata portata in un campo di sterminio. Questo paradosso di Anna Frank era il paradosso della disidentificazione. Se tu non esprimi, se non chiedi nulla alle autorità governative del tuo paese e al contempo non manifesti il tuo orientamento sessuale in atti pubblici, che è già di per sé una persecuzione, è questa la persecuzione, è chiaro che non puoi essere considerato un perseguitato, un rifugiato politico per ragioni di orientamento sessuale, perché anche se vieni criminalizzato di fatto sulla carta, in realtà concretamente nessuno ti dice nulla. Qui si va oltre e si dice: gli stati che firmano la convenzione devono interpretare la violenza nei confronti delle donne come violenza di genere, e quindi le donne che arrivano in Italia e che chiedono asilo politico perché nel loro paese di origine hanno subito violenze domestiche e violenze sessuali in maniera particolare o strutturale, nella maggior parte dei casi evidentemente è strutturale, in ragione anche del fatto che le autorità governative non tutelano le donne dalle violenze, in particolar modo la violenza domestica, come vedremo, quello è di per sé una condizione per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto tu devi essere considerata perseguitata dal tuo Stato, dalle autorità del tuo paese di provenienza. E lo Stato italiano ha l'obbligo di interpretare la propria legislazione vigente in questo senso. È una cosa molto più forte, perché obbliga i giudici ad interpretare la legge in un modo orientato rispetto al genere, rispetto evidentemente alla violenza di genere.
Questo, diciamo così, interpretazione orientata rispetto al genere delle forme di persecuzione delle donne straniere aveva in qualche modo trovato già prima dell'entrata in vigore della Convenzione dei precedenti importanti, venivano citati ieri, Opus contro Turchia, una donna che appunto aveva subito sistematicamente violenza domestica e le autorità di polizia turche non avevano mai, come dire, fatto partire le indagini e avviato dal punto di vista della polizia giudiziaria dei processi, nonostante questa donna avesse più volte denunciato il marito che la picchiava. E al di là, come dire, del leading case, è molto importante questa sentenza perché per la prima volta la Corte di Strasburgo utilizza l'articolo 14 della CEDU, cioè il principio di non discriminazione, in maniera autonoma, come parametro normativo autonomo di violazione dei diritti fondamentali. Arrivando altresì alla conclusione che la violenza di genere è una lesione di un diritto fondamentale. L'uso, diciamo così, dal punto di vista tecnico, in maniera autonoma dell'articolo 14 del principio di non discriminazione, normalmente utilizzato dalla Corte di Strasburgo in combinato disposto con altri articoli forti che riconoscono diritti forti all'interno della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, segna un ulteriore salto di qualità e questo ancor prima che entrasse in vigore la Convenzione di Istanbul, che comunque nasce all'interno del Consiglio d'Europa e ha, come dire, un imprinting molto forte di quello che è l'ordine pubblico dei diritti fondamentali che la Corte di Strasburgo ha in qualche modo ricostruito nella sua giurisprudenza. Così come è fondamentale un'altra sentenza della Corte di Strasburgo, questa volta però in vigenza della Convenzione di Istanbul, la cosiddetta Valiuliene contro Lituania, in cui si afferma un ulteriore principio che ha un'incidenza rispetto all'applicazione della Convenzione di Istanbul, in particolar modo in materia di protezione internazionale di donne e migranti. La possibilità di dimostrare attraverso report, dati statistici, anche di ONG, anche di associazioni, movimenti di attiviste e attivisti, come in determinati contesti, anche all'interno di specifiche aree e regioni dello Stato di provenienza della donna straniera, vi sia un alto numero di donne che vengono uccise per ragioni di violenza domestica, comunque diciamo per ragioni di violenza maschile, e la completa impossibilità di presentare denunce. E tutto questo è una prova che può essere prodotta in giudizio sulla base di dati, di report, dati soprattutto statistici, e c'è un'inversione dell'onere della prova. Lo Stato che viene chiamato in giudizio davanti alla Corte di Strasburgo deve dimostrare il contrario, cioè non è la donna che deve dimostrare a quel punto che in quel contesto, in quella regione, in quello Stato, la violenza di genere è strutturale, è sufficiente, come dire, riportare i dati statistici e contestualizzare il proprio caso all'interno di quei dati statistici e quindi l'appartenenza anche il vivere in determinati luoghi, in determinati contesti e quant'altro, e vi è un'inversione dell'onere della prova da parte dello Stato che si presume, come dire, inadempiente rispetto a queste garanzie. Ecco, rispetto a quanto diceva anche ieri la dottoressa Monteleone, io che sono un po' più garantista e ritengo, come dire, che chi è sottoposto a indagini è comunque, cioè, vi è una presunzione di innocenza, a prescindere sempre, altrimenti, come dire, il sistema dal punto di vista delle garanzie costituzionali non reggerebbe e qualsiasi processo penale diventerebbe una caccia alle streghe anche nei confronti di persone che vengono accusate di reati gravi come questo. Qui invece però l'inversione dell'onere della prova nei confronti di uno Stato garantisce una effettiva, un approccio anche culturalmente paritario alle garanzie processuali, rispetto al quale, come dire, non si può mai, dal mio punto di vista, venire meno. E l'Italia su questo è stata condannata dalla Corte di Strasburgo, veniva citato appunto ieri la sentenza Talpis contro Italia, che appunto riguardava una donna straniera moldava, e già prima la sentenza Rumor contro Italia, anche qui nei confronti di una donna straniera, ed emerge da questa giurisprudenza della Corte di Strasburgo che applica la Convenzione di Istanbul, seppur alla luce dei parametri convenzionali, come vi siano delle carenze strutturali di tutela delle donne straniere vittime di violenza all'interno del nostro paese. Questo,
come dirò da ultimo, emerge anche nel recente rapporto Grevio, che è l'organo di controllo di attuazione della Convenzione di Istanbul, istituito dalla Convenzione stessa all'interno del Consiglio d'Europa. La giurisprudenza italiana, come dire, non ha applicato subito alla Convenzione di Istanbul in materia di tutela delle donne migranti vittime di violenza, ma lo ha fatto a partire dall'Eden Case, l'ordinanza della Corte di Cassazione 12.333 del 2017, e subito dopo, sempre nel 2017, in un altro caso. E che cosa ha fatto? Ha dato effettivamente, ha preso sul serio la Convenzione di Istanbul e ha dato un'interpretazione orientata rispetto al genere di determinate forme di persecuzione che altrimenti non si sarebbero potute considerare come inquadrabili all'interno del testo della Convenzione di Ginevra ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. E dunque ha riconosciuto lo status di rifugiata, quindi la protezione internazionale, a una donna che proveniva dal Marocco e che aveva subito atti di violenza domestica nel proprio paese d'origine, che è arrivata in Italia, appunto, aveva chiesto asilo politico per ragioni appunto legate alla sua vicenda personale. E così come in un caso in realtà non proprio centrato sulla questione di violenza di genere, ma comunque si faceva riferimento a un matrimonio forzato a seguito della vedovanza di una donna nigeriana che avrebbe dovuto sposare il cognato, lì però le ragioni, oltre, diciamo così, al matrimonio forzato che la consuetudine locale nigeriana di quel particolare contesto prevedeva e appunto obbligava le donne a congiungersi poi col cognato non sposato del marito morto appunto della donna, in quel caso però le ragioni dell'opposizione, in verità questo emerge dalla decisione, erano più che altro legate a ragioni religiose della donna, che era cristiana, mentre diciamo la consuetudine tribale, uso il termine in maniera neutra, diciamo, me lo consentite, erano più legate a, come dire, a un retaggio consuetudinario che proveniva invece dalle comunità islamiche presenti in Nigeria. E da ultimo la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in caso di violenza domestica subita dalla donna straniera in Italia, e questo ha comportato un'implementazione della nostra normativa interna alla luce del recepimento della Convenzione di Istanbul con l'introduzione dell'articolo 18 bis nel testo unico dell'immigrazione, che sostanzialmente non è mai stato applicato se non da ultimo, il primo caso lo abbiamo avuto nel gennaio di quest'anno con un decreto del Tribunale di Bari, e questo per un motivo molto semplice, perché come è emerso mancano poi dei percorsi di sostegno e di supporto alle donne che denunciano e che ottengono questo permesso, tale per cui evidentemente gli stessi giudici, avendo qua il chiaro quadro e sapendo che poi il rilascio di questo permesso di soggiorno resta una goccia in un oceano di cose da fare attorno alla donna che ha subito violenza, c'è questo effetto paradosso per cui i giudici sono disincentivati ad emettere questo tipo di permesso di soggiorno e riconoscono altre forme di tutela che consentono appunto alla donna straniera di restare in Italia, rilasciando di solito permessi di natura genericamente umanitaria. E questo, come dire, è un dato che fa anche molto riflettere dal punto di vista culturale. Da ultimo la questione europea. L'Unione Europea autonomamente, come sappiamo, può ratificare determinati trattati internazionali. La questione della ratifica della CEDU, come dire, epocale, epica, perché dimostra anche, come dire, la debolezza, la fragilità anche della costruzione politica europea. Parafrasando il Metternich, si potrebbe dire che ormai oggi l'Europa è soltanto un'espressione geografica e tutte le decisioni vengono prese in termini intergovernamentali, ma, come dire, non c'è un indirizzo politico delle istituzioni europee neppure in questo ambito. E del resto lo abbiamo visto nel 2021, noi assistiamo all'uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, ma soprattutto, e qui come dire, le notizie di stamattina sul giornale ci dimostrano anche, come dire, l'atteggiamento che il governo polacco sta avendo nei confronti in generale dell'Unione Europea. È un paese un po' strano la Polonia, no? È un paese in cui un embrione è una persona, ma un bambino di un anno che cerca di entrare in Polonia per ottenere asilo politico evidentemente ha meno diritti di un embrione.
ovviamente, come dire, vale il margine di apprezzamento nazionale, direbbero gli internazionalisti. Ciò detto, la Polonia, all'interno di questo quadro molto critico, ha, che cosa ha fatto? È uscita, sta uscendo anche lei dalla Convenzione di Istanbul, per un motivo anche qui molto semplice, perché chiaramente la nuova legge sull'aborto è in contrasto con alcuni dei profili della Convenzione di Istanbul, perché ancora una volta ritiene che una serie di soggetti sono da considerarsi dei criminali e non possono certamente essere oggetto di protezione qualora subiscano determinate violenze anche a livello domestico o psicologico o di natura economica. Sto parlando evidentemente delle persone LGBT, in particolar modo lesbiche e transessuali. Motivo per cui questa decisione ha bloccato il recepimento da parte dell'Unione Europea della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, vado a concludere, e con un recente parere, che è il parere del 6 ottobre del 2021, quindi del mese scorso, finalmente dopo due anni di impasse la Corte di Giustizia si è espressa sulla possibilità che ha l'Unione Europea di, all'interno del Consiglio, di aderire alla Convenzione di Istanbul, bypassando in qualche modo il veto politico di una serie di stati, in primis la Polonia, ma non siamo qui a discutere evidentemente dell'Ungheria, che non consentono il recepimento all'unanimità di questa convenzione. E la Corte di Giustizia ha finalmente detto che questa prassi che c'è a livello di organizzazione, a livello di organi europei, per cui bisogna provare, cercare di trovare l'unanimità dei consensi nella ratifica di trattati così importanti, è una prassi che certamente può essere eseguita, ma che se non si trova, esistono dei parametri normativi all'interno dei trattati europei che consentono, secondo la regola dell'articolo 218 del trattato, che a maggioranza qualificata il Consiglio possa dire benissimo, allora Polonia e Ungheria non sono d'accordo, noi la recepiamo lo stesso. Questo crea problemi di doppia protezione, di doppio livello di protezione, chiaramente. Ma mi sembra che la Polonia e l'Ungheria abbiano talmente tanti problemi connessi allo Stato di diritto e tutto sommato alla cultura democratica, che in questo momento forse la Convenzione di Istanbul è l'ultimo dei problemi che noi come europei abbiamo nei confronti di questi Stati. Concludo dicendo, in sintesi, de te fabula narratur. È chiaro che l'impostazione della Convenzione di Istanbul sulle questioni della violenza femminile, in particolar modo la violenza nei confronti delle donne, intesa come violenza di genere, ha una ricaduta attualissima, e pensiamo alle discussioni di queste settimane sul DDL Zan. Ora, al di là di come la si pensi, è chiaro che tutta la questione sul concetto di genere presente o meno in quel DDL è una questione, un mero pretesto tecnico-giuridico, perché il genere non solo è presente nel nostro ordinamento giuridico, ma vorrei dare una notizia anche ai parlamentari che sono contrari, a partire dalla Binetti, che il genere addirittura come definizione, così come recepito dalla Convenzione di Istanbul, ha un valore superiore alle leggi ordinarie, quindi vincola il contenuto delle leggi ordinarie. La Convenzione di Istanbul dice ai giudici: voi dovete interpretare la Convenzione di Ginevra nel rispetto del concetto di genere. Quindi il genere non solo già c'è, ma è superiore, cioè il Parlamento quando legifera deve legiferare nel rispetto di questa definizione, e questo dovremmo metterci bene in testa una volta per tutte. La definizione di genere che era nel DDL Zan, né più né meno che adottato ovviamente al contenuto della legge, era una trasposizione del concetto di genere già vigente nel nostro ordinamento giuridico, presente nella Convenzione di Istanbul. Seconda questione, il GREVIO, l'organo di controllo dell'implementazione e attuazione della Convenzione di Istanbul, denuncia l'Italia perché dice mancano le prassi applicative, diciamo di una dimensione di applicazione della Convenzione in termini di prassi amministrative, perché l'Italia non fa nulla per individuare i casi di richieste di protezione internazionale motivati da ragioni di violenza di genere, e quando questi casi emergono sono troppo pochi, perché manca una cultura, diciamo così, dell'ascolto, manca una formazione degli operatori amministrativi in primis, manca una cultura della formazione e di approccio a queste questioni all'interno delle forze dell'ordine, che sono poi quelle che gestiscono gli arrivi degli stranieri sul territorio nazionale. E da ultimo, è molto interessante, il GREVIO ricorda all'Italia che
nell'ultimo report del gennaio del 2020 che le politiche di esternalizzazione degli arrivi, in particolar modo quelli via mare, sono una in qualche modo elusione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul, perché se noi prendiamo i barconi e li diamo direttamente ai libici, e in questi barconi ci sono soprattutto donne che hanno subito violenze di un certo tipo, soprattutto dai libici, nelle prigioni libiche, e noi però diamo, questi, li rispediamo indietro grazie alla Guardia Costiera Libica che finanziamo noi, che abbiamo in qualche modo creato noi, no? Questo è ormai un dato di fatto acquisito, di fatto l'Italia sta eludendo gli obblighi positivi che, di applicazione della Convenzione di Istanbul che derivano dall'applicazione stessa. E da ultimo si registra ancora una volta questa grande discrasia che è tipica del nostro paese e che però, come dire, non ci deve assolutamente far dormire sonni sereni, no? Perché soprattutto i giuristi nel loro asetticità e nel loro tecnicismo dicevano, però comunque è vero, è un dato di fatto che la Corte di Cassazione italiana ha preso posizione su questi temi con leading case che non hanno riscontro neppure nelle altre giurisprudenze delle altre corti dei paesi europei, e quindi dal punto di vista giudiziario siamo molto avanti. Però dobbiamo sempre, come dire, relativizzare e contestualizzare. Uno, perché si parla di leading case, che sono uno, due, tre casi che poi devono trovare un riscontro diffuso nella giurisprudenza ordinaria, cioè non è che una rondine non fa primavera, come si suol dire, da un lato. E dall'altro non è che se c'è una sentenza alla Corte di Cassazione che dice, che afferma un principio, principi di grande come dire, avanzamento della cultura giuridica di un paese, il paese lo segue. La cultura politica, lo abbiamo visto negli applausi del Parlamento quando appunto il DDL Zan è stato rinviato in commissione, e buona parte della società italiana, come dire, ha una serie di o di pregiudizi o di assoluta non consapevolezza delle problematiche che afferiscono alla violenza domestica. Non dimentichiamo mai la violenza di genere, non dimentichiamo mai che qui poi tra l'altro parliamo anche di violenza di genere nei confronti di donne straniere, e quindi, come dire, a stereotipi si sommano stereotipi. Quindi in qualche modo il quadro che emerge dalla applicazione della Convenzione di Istanbul da parte delle autorità italiane è un quadro in cui emergono dei punti molto importanti di avanzamento della cultura giuridica in questo settore, ma, come dire, si tratta di avanguardie culturali e giudiziarie che non hanno dietro di loro assolutamente come dire, una consapevolezza diffusa di queste problematiche, e quindi il lavoro a livello culturale, sociale, mi permetto anche di dire politico e giuridico, è certamente ancora molto lungo e c'è ancora molto da fare. Grazie. Allora, io ringrazio Antonello Cervo per la sua relazione molto ampia, complessa, che incrocia molti altri temi oltre appunto quello centrale della Convenzione di Istanbul. Mi permetto soltanto di sottolineare, peraltro a rischio e pericolo, perché in effetti il tema è molto ampio e porta anche molto lontano, la questione terminologica. Come mette in luce tutti gli sbarramenti mentali, tutti i pregiudizi, tutti i tabù che noi ci portiamo dietro, tutte le paure, le fobie rispetto al sistema, alla solidità del sistema, che evidentemente non si vuole che crolli. Io mi limito a citare, soltanto in questo senso, mi rischio pericolo, l'articolo 3, ma non soltanto l'esistenza dell'articolo 3 della Costituzione, ma la sua interpretazione. Io ricordo che anche con riguardo alla questione del tema delle quote femminili nella politica, il secondo comma era inesistente, l'eliminazione degli ostacoli all'eguaglianza. Ma cosa vuol dire? Il secondo comma non è stato applicato di fatto. C'è stato bisogno di una ulteriore norma a livello costituzionale per affrontare quel problema, per risolvere quel problema, ed è allucinante, ripeto, qui si tratta di sfurgare il campo da tutti quegli stereotipi, quegli sberramenti mentali che ci portiamo dietro e che ci impediscono di guardare il sistema in un altro modo, lo stesso sistema, con un altro sguardo, con un'altra interpretazione.
non c'è bisogno di cambiarlo certe volte, basta l'interpretazione. Allora, la professoressa De Cicco mi dice che possiamo fare una pausa, quindi ci ritroviamo fra 10 minuti. Vorrei aver dato per ogni volta che la riduzione a tutela dei diritti umani per tutti nel nostro ordinamento è una pagina che nel DDL è tradizionissima. E poi citato la Binetti. Su non puoi capire la Binetti. Il motivo per cui mio figlio scrive male è colpa del. Ma adesso diamole tutti sì. Ti giuro, pure questo. Te lo giuro. Mio figlio scrive in un modo che le zampe di gallina fanno un complimento. Vabbè, solo lui. Comunque la Tinetti la conoscevo personalmente e quindi non puoi capire. Non puoi capire. Quindi lascia perdere. Quindi adesso mi fa morire questo tuo. Ti è piaciuto? Un attimo che devo risolvere. Ma che dice il mio amico Masera? Vabbè, siamo nello stesso laboratorio dell'ACI, sappiamo per prova la della saluto. Tu scusa, come mai? Noi siamo a un tipo di altri. Vai. Dobbiamo rispondere quando è andato a presentare a quando è inviato la presentazione sì. E cambia configurazione perché ha scritto in però assolutamente sì, quello no, tutto ma lo sono... lascio dei relatori. Quindi dovrebbe essere una presentazione che però non duplica lo schermo, ma lo. Cioè non doppia lo schermo, ma lo duplica. Perché ora è fuori di nuovo. La cambia automaticamente. Sì. Quindi non possiamo fare la presentazione uguale. Però fare la presentazione. No, presenta. Quando mi va a presentare un po' di presentazione che ho avuto la configurazione della condizione che vai a presentare duplica Ma proviamo qua a estendere di nuovo. Ma perché prima funzionava? Il problema è che questo. Sì. Deus. Deus. Oh, Deus. Ma cosa? Dov'è la presentazione di nuovo? Non mi sono persa la F5. No, F8. Sì. Allora, abbiamo vari problemi. No, è tutto questo.
Qual è? No, che strano, c'erano solo due cose sul fare. Comunque il ciccone camerino, veramente, è l'unico PowerPoint, ma no, mi sa che non è questa la diretta, che nella diretta c'era solo una cosa. Ah, mi sa che forse un altro. È la chiavetta della professoressa. È quella lì, sì, ma se vai un attimo su questo. Questo qui? Perché non è più attaccato. Strano, non è. C'era tutto questo. Congresso? No, era questo. Quando non ci vai a presentare un PowerPoint, una presentazione e ho computador muda a impostação da configuração da condivisa da tela e vai a apresentar duplica. Non so. Ma io posso fare questo computer a vedere altre. Vengo su di sì, sto cercando. No. È un'altra? No, è sempre questa. E l'altra che è quella forse? No, quello è il sistema. Quindi non lo so. Non lo sta sulla pendetta sto bug. Vabbè, lo rimetto, però. Spero che se no poi si apre. Ma ormai se ne ha fatto una ragione con me. Aspetta. Allora, per la condivisione, grazie. Hola, Diogenes. Molto bene, scusa. E, enfim, agora, quando a gente vai apresentar a condividi schermo. Esatto. Fazer assim, por exemplo. Ovviamente. E vai apresentar só assim. Você tá vendo? Entender no PowerPoint está mudando automaticamente a apresentação. Ultima modifica. No, ma comunque l'ho visto. Eccolo. E poi il fondo, senza, facciamo senza. Qui? Non so come è fatto. Ah, ok, perfetto. Sta facendo tutto da solo. Precisa de quê? O Zoom está. Sì, no.
Nel controllo, io da me che non c'è. Perché ontem non tinha a PowerPoint, só tinha o a apresentação de Microsoft, não sei. Não era PowerPoint, era outro programa. É, era outro programa e não deu esse problema. E agora, você não tem só slide? Não, não, mas não, todos não. Têm. Todos têm uma apresentação PowerPoint, não sei por que instalou automaticamente na noite, mas não sei. Não é esse, é Ticone. E agora? Calma. Então eu não tenho que fazer mais nada, porque você tem controle, né? Ah, tá. Bem. Tudo bem. Entendi. Ótimo. Italiano. Sim. Bom. Vamos continuar. Tá. Tá. Essa coisa de te acertar vai ser difícil, né? Não, que eu não, como não estou mexendo com o computador enquanto eles apresentam. Mas... Tá. Eu esqueci, né?
Grazie.
Allora, dopo questa piccola pausa, io faccio danni qua, riprendiamo i nostri lavori.